Bella you, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, oggi ci dedichiamo al round 1 della Coppa Italia di Football. Ci sono due sfide da affrontare. La prima è questa di segnare almeno 3 gol in massimo 5 partite, se non erro. Quindi vediamo di metterci il meno partite possibile, magari anche solo una. Andiamo a cercare subito l'avversario di questa prima sfida. Ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, commentate per supportarmi in questa scalata alla divisione 1 con solo i giocatori del Napoli. In questo caso, bene, vediamo un attimo di affrontare questa sfida, questa Coppa Italia. Allora, primo obiettivo, faresti 3 gol. Vediamo di farli il prima possibile. Ok, andiamo. Schema di gioco, ok, Rachmani è morto, interessante, facciamo giocare. Ah, non mi sono portato Mazzocchi, porca trota. Va bene. Oh, stiamo sempre sta stronzata di mandare la gente in prestito. Vabbè, facciamo giocare Ostia, dove volità, no? Ok. 4-3 a specchio, Napoli-Roma. Non è una giornata qualsiasi perché oggi il pallone Si torna finalmente a parte. rotolare sul prato. Napoli La rete Roma. sugli spalti è la perfetta incarnazione e il colpo d'occhio qui allo stadio è magnifico. Gli addetti alle Osimhen, tifosi palla per esprimono la gioia Lobotka. per il Allarghiamo gol subito del verso pareggio. Mario Rui. Sarebbero Verso comunque la più felici di Kvaratskhelia. un'altra Zielinski si con il gira. segno Palla di per questo Lobo. pareggio. Dentro per Vittorio Osimhen che Emanuele, appoggia ad Anguissa. La ridà ad Osimhen che prova a Osimhen, tirare la colpo di parata testa di palla e Rui porta a gol. Patricio. Sembrava aver Provano segnato adesso a prima, ripartire Lobotka fa subito. mezzo miracolo. Attenzione Mario Rui Emanuele, per recupero palla, Zielinski, palla per Kvaratskhelia che attenzione alla prende presa di palla, Gas. Kvara, Gli avversari fermato possono da tirare un sospiro di Cristante, sollievo attenzione visto che viene Nathan, buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Nathan provano ad attaccare loro con Vede la partenza dei Smalling, compagni e prova a bravo servirlo. Lobo, attenzione, Traversone cross in Emanuele, mezzo c'è palla interna, Østigard che la palla mette fuori e laterale. poi Anguissa, palla per Zielinski. Che allarga per Politano dentro per L'inversione di Osimhen che si Lobotka gira. fa il Osimhen passaggio. si Il pallone sarà gira, non sono recepito riuscito ad da arrivare a Emanuele tirare, Mbappé. peccato. Cioè a Verso tirare, a l'assist passare. eccezionale, Attenzione, raggiunge Kvara recupera Emanuele, palla. palla Zielinski interna, dentro per Osimhen si Lobotka gira. fa il Victor passaggio. Osimhen che può Verso l'angolo. sparare. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. È molto probabile che giocheranno Attenzione. palla a terra con una Mario difesa così Rui, imponente. palla dentro, E c'è non sarà Victor sul primo facile palo, che trovare attenzione Mbappé però a metterla contro dentro, questo Kvaratskhelia giocatore. di testa, palo rete! E passiamo noi Emanuele, con Kvara, schema da calcio Emanuele d'angolo. sapeva che la squadra aveva bisogno di una spinta e -0, anche te primo gol potresti essere realizzato uno dei migliori. ragazzi in questa sfida, primo gol Contesta il realizzato. tuffo. Non è facile scegliere il tempo giusto per tuffarsi su quel Attenzione. pallone. Ci Attacca vogliono la tanti Roma, servizi. Anguissa, prova a chiudere Zambo, Pellegrini, Con questa rete passano riesce in ad vantaggio. Adesso andarsene, Anguissa Lobo, mette gran recupero Mbappé palla, sotto Zielinski pressione. prova a scendere, allarga per Emanuele Mario Rui che rimette scende, questo. scende Rui, Attenzione, se ne va Rui che Osimhen. alza questa palla Prova a verso tirare palla Kvaratskhelia che la potente. mette giù, l'alza Invece Kvara Mbappé per sfrutta il Osimhen! La vantaggio. parata incredibile di Rui Patricio che ci Pellegrini. nega il 2-0, peccato. Di Lorenzo prova a chiudere Giannino Di Lorenzo, bravissimo. Palla per Anguissa che va dentro per Lobotka, Lobotka. scende per Lobotka. Palla per Zielinski. Zielinski, allarga per Mario Rui. Va Rui dentro Tenta per scatto dal compagno con la Kvaratskhelia, prova a chiave. ridarla dietro. Niente da fare. Smalling verso Rui Zielinski Patricio. Arriva rimessa Osimhen, in non ci avanti. credo. Sergio Che culo. Attenti. Attenzione, Politano. Spinazzola. Proviamo a Lunghissimo pressare. lancio Politano laterale. l'appoggia Osimhen per il 2-0. E sono Sembra due. avere il totale controllo della gara. E Non sono si può due. commettere una Sì, tale esatto, deregolazione in grazie. campo. Osimhen E fa bene a no, crederci. Non tutti si perché sarebbero aspettati un abbandoni? errore in una zona così arretrata. Palle. Ma si abbandona mi dà il 3-0 e io passo il turno. Top. Ragazzi, non ci avevo pensato, ci ho pensato alla fine. Comunque si sa, esatto, Leo è come dice Salvio, solo che in questo caso probabilmente questo farò un'unica puntata poi dall'altro lato, perché lo metto tutto insieme. Hanno messo un evento solo, diciamo, ho visto, e difficoltà superstar sono riuscito a segnare in 3,7 secondi, non chiedermi come ho tirato a cazzo.
Sì, l'ho visto in realtà. Peppe, il mio cognato, mi ha detto che in realtà c'è già un bug per questa cosa, che dice che se usi Son, quello là, non mi ricordo che carta è, e batti e tiri da praticamente da centrocampo il tiro speciale, segni. Quindi hanno già riscontrato un bug per questo qua. Intanto, ragazzi, intanto la prima sfida del round 1 è conclusa praticamente subito perché il nostro avversario, dopo due gol, ha abbandonato. A noi ci fa piacere e andiamo avanti. Sblocchiamo la sfida 2 e dobbiamo vincere almeno due partite, in questo caso in un minimo, in un massimo di 5. Bene, così andiamo a cercare subito il prossimo avversario, il primo avversario di questa sfida 2 del round 1 e vediamo se riusciamo a portarcela a casa. Versetto trovato, pare. La sua maglia dell'Arsenal per l'altro evento. Vabbè, fra, figurati. Inter Napoli. Vi ricordo, ragazzi, che ci servono ben due vittorie in questa seconda sfida. Partiamo da San Siro contro l'Inter. Lo so, sai, in realtà, sì, in realtà lo immaginavo e lo so. Però questo potrebbe essere anche una cosa positiva, questa cosa che hai detto. Oh, interessante, Veretto non vuole giocare, incredibilmente faremo giocare Gollini a San Siro contro l'Inter. Andiamo direttamente al match, tanto va bene così. Si E siamo di parte, nuovo quanto qui, pare, pronti Inter-Napoli. a vivere un'altra storia di calcio. Entrambe le squadre sono Inter-Napoli. imminenti dei propri mezzi. Oh, Aldo, L'uno yes, sicuramente Coppa resta Italia. protagonista del proprio avversario. Siamo già alla seconda sfida, È il fortunatamente. momento questo di Nathan, provare a proviamo trasformare attenzione a il reale staccare, avversario palla in avversario. dentro. Mario Rui, E palla per subito Zielinski. speranze Errore di esaltate. Zielinski qua, Ed è palla fatta. dentro. Gollini. Meret, Gollini anzi. Gollini, la nostra stronzata. Cerca la Ci profondità. salva Politano, la mette dentro per Anghissà che si gira. Errore di Zambo, Anghissà, palla Va di nuovo dentro. Ancora Gollini. Lautaro, Nathan. Recuperiamo palla, appoggia per Zielinski. Ah, cominciato proprio palla grande questa partita, eh. Interessante. Ancora Lobo, palla fuori. Ha Zielinski vissuto davvero prova ad ottimi allargare finalmente momenti per Kvaratskhelia e che va sono dentro da stati Osimhen. utili nella fase di Contropiede da parte transizione. Il nostra, se ne va risultato Osi che cambia prova a qualcosa. scendere. Osimhen si ferma. Osimhen, dribbling di Osimhen, va dentro da Anghissà che Colpisce il appoggia a cross Politano che si incredibile. gira. Decisivo per Matteo Napoli. Politano, puniamo subito il nostro avversario in Un tiro contropiede. incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. In Ma fa meglio contropiede, Tossi ancora prima di colpire la puniamo palla subito l'Inter. letteralmente tutta l'azione. Lobotka Conclude recupera palla brillantemente. dentro per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che Gollini se la cerca canta dentro sola. Zielo. Per poco non la prende. Poi Mario Rui cerca Gollini Kvaratskhelia, alza la niente bandierina. ancora. Sarà rimessa con le Se la mani. cava l'Inter qui. Mario Rui, palla per Nathan. Ma fa una Che cazzata giocata Nathan, cioè la incredibile. faccio io chiaramente contropiede dell'Inter. Mkhitaryan Palla per ha una Mkhitaryan chance. dentro, chiusura pazzesca di Rachmani No, e niente, fallo che su finito il Rachmani. fuorigioco. Ci salviamo qui. Ah, fuorigioco, non fallo. Meglio ancora. Gollini, palla verso Victor Osimhen che prova a colpire di testa verso Anghissà, niente da fare. Artola palla Lobotka per recupera Mkhitaryan. palla e l'appoggia a Mario Rui che Mkhitaryan che allarga a palla Kvaratskhelia. profondamente. Si gira Kvara Sceglie il dentro verso per esterno Zielinski, verticale. va di Prova a giocare esterno da Osimhen. La se è palla non capito col passa. compagno. Zielinski recupera il pallone, Con spara Zielinski decisione. dalla distanza. Conduce Palla la alla rete sinistra di e Mkhitaryan Sommer. inserisce il portiere. Wow, ma che È shot stato vero! rapidissimo, ha tirato forte, La avvolta la prossima sfida, poi sfera, ieri sera riesce sto a sul divano e trovare col la cammino palla. davanti e rivedere. Azione andò 3.000 di volte. Attenzione, Kvaratskhelia dentro per Osimhen. Osimhen. Cerca Ecco ancora Politano. Politano all'incrocio dei pali. Matteo Politano, Giorgio 2-0. scappati via. Avversari in difficoltà. Politano on fire in Rigore, questa Coppa subito Italia, l'ottimo ragazzi. contrattacco. Ci hanno sicuramente Politano on lavorato in quel fire. momento. La transizione tra momento Di Marco, difensivo e palla offensivo è dentro, stata veramente passano molto fluida. quello, Botka, attenzione, palla dentro, ah, Gollini avanza, mamma mia sicuro il suo Gollini, vicino Gollini e sull'Lautaro. rivolta. Identico alla realtà, proprio identico, identico L'altezza sui calci piazzati è proprio. Cioè la decisiva. difesa in questo C'è caso è poco da identica alla fare se realtà, la l'unica palla differenza è che non abbiamo sfiora. pigliato gol. Bel tiro! Sono andati
Gollini, rilancio lungo verso Victor Osimhen, cerca ancora Politano, la palla non passa, chissà, però recupera palla verso Osimhen che cerca dentro ancora Politano con la palla alta, niente da fare, riparte l'Inter, Zielinski, chissà, fanno girare bene la palla l'Inter, attenzione, chissà, prova a tornare, Lobotka poggia Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che si gira, dribbling di Kvara che se ne va, Kvara vede dentro Osimhen, palla strana di Kvara, Zielinski, attenzione, proviamo a chiudere su Quadrato, si fermano qui, ancora Zielo deve chiudere lì, Rachmani e poi Lobotka spara verso Osimhen che riesce a darla a Politano, dentro per Victor Osimhen, se ne va Victor, non se ne va Victor perché resta lì, perfetto, attenzione Di Lorenzo, palla verso Kvaratskhelia, fuori gioco, l'arbitro interrompe l'azione, fuori gioco di Kvaratskhelia, dobbiamo continuare a martellare assolutamente, ok, no, non adesso, ecco qua Francesco Quadrato dentro per Lautaro, Rachmani prende questa palla e poi faccio una puttanata senza senso con Anghissà, Di Lorenzo, palla per Anghissà, la palla non riesce ad arrivare poi a Politano, attenzione Zielinski, palla dentro per Barella, cross in mezzo, mamma mia, e poi Zielinski, Anghissà, Osimhen fa correre Matteo Politano che se ne va, Matteo scende, Politano, Politano dentro, attenzione Politano per Kvaratskhelia che segna il 3-0 in contropiede in campo aperto contro l'Inter, freddezza assoluta qui ragazzi, proviamo a tagliare le gambe all'Inter, gran 3-0, bene così, attenzione Thuram, provano comunque giustamente ad attaccare loro, palla dentro, tiro di Arnautovic, Gollini para e rilancia verso Victor Osimhen a contrasto con Bastoni, la palla la teniamo noi con Lobo che va da Zielinski che cerca di esterno Kvaratskhelia, si ferma Kvara, si gira Kvara, dentro per Pietro Zielinski che crossa verso Osimhen che prova a staccare Di Marco, poi Sommer, rilancio lungo Mario Rui, palla per Lobotka che cerca Osimhen che non riesce ad andare da Kvara che stava per recuperare la palla da solo, attenzione qui riparte l'Inter, palla dentro Lautaro, Di Lorenzo cerca Anghissà, errore di Giannino Di Lorenzo, provano a ripartire ma Lobo riprende palla, Zielinski, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvara, va dentro da Zielinski che cerca subito Victor Osimhen per il 4-0 in 40 minuti, proviamo a chiudere la partita ragazzi con Victor Osimhen che sembra un fire anche lui, Anghissà recupera palla dentro subito per Victor Osimhen, attacca ancora l'Inter, bella palla sporcata di Lorenzo, poi Zielinski per Anghissà anticipato da Di Marco, Zielo recupera palla, va Zielinski, cerca dall'altro lato Kvaratskhelia che va a giro, no, perché Pavard fa un intervento miracoloso, poi Lobo, palla per Anghissà, cerca Zielinski, va dentro da Osimhen, no perché si è allungato troppo la palla, Di Lorenzo va da Matteo Politano, attacchiamo ancora noi, Politano rientra, Politano, Politano, calcio d'angolo allo scadere, calcio d'angolo allo scadere, siamo 4-0, cerchiamo proprio la fogliolina di basilico sulla pizza, esce Sommer, poi Mario Rui che crossa a rientrare, c'è Osimhen, ma c'è Sommer che rilancia, poi Zielinski, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvara, attenzione Kvaratskhelia, prova il dribbling, ancora Kvara, palla fuori, finisce il primo tempo ragazzi, 4-0, siamo in netto vantaggio, dobbiamo continuare così, abbiamo abbastanza dominato, anche se hanno attaccato anche loro, non siamo stati molto, molto, molto cinici, dobbiamo assolutamente continuare così per portarci a casa il primo successo di questa seconda sfida, Mario Rui, palla per Zielinski che si gira, va da Kvaratskhelia che crossa verso Osimhen, testa! Per il 5-0, appena ricominciato il secondo tempo, Victor non perdona, forse con un po' di fortuna qui, Victor non perdona. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così
dal vivo. 5-0, ragazzi, giustamente, mi rendo pure conto. Abbandona il match. E noi ci portiamo a casa, veloce veloce, la prima partita, la prima vittoria, 5-0 sull'Inter. Bene così, ragazzi. Ci manca per completare questa seconda sfida del primo round della Coppa Italia alla seconda vittoria. Vediamo se riusciamo ad andarcela a prendere nella prossima partita. E vediamo chiaramente chi ci capita. Napoli-Milan, quindi, dopo l'Inter, becchiamo l'altra milanese. Becchiamo l'altra milanese. Ok, tutti bene, perfetto. Loro giocano, interessante. Ah, Isen Gullit, che giustamente c'ha Gullit del Milan. Ok, la merda, c'ha Gullit del Milan. Tonali, Rijkaard, ah, questi ce li ha i fenomeni. Costa Curto, ok, questo c'ha i fenomeni. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questi ripetimenti ospitali sarebbe veramente bello. Il nervosismo per la partita di oggi però è ben visibile sui volti dei protagonisti. Signore, e non potrebbe essere. Ma sai che se concludi l'evento nel round del rimin top 30 andrà alle selezioni del Napoli? Addirittura. La vedo dura nel fare quello che hai detto, però, insomma, nel frattempo cominciamo a concludere il primo evento, il primo round. Attenzione, Clara se ne va. Non se ne va perché c'è Francesco Costacurta. Attenzione, palla dentro Nathan, va a chiudere Nathan, palla per Zielinski, Osimhen, attacco per Anguissa, cerca Kvaratskhelia, sarebbe stata interessante quella giocata, Lobo recupera palla, poggia per Zielinski, erroraccio qui, in realtà sapevo che quel passaggio non dovevo farlo, se ne va Okafor, palla dentro, mamma mia di Lorenzo che cosa ha fatto. Robotka, palla per Politano, fallo su Politano. Attenzione, Politano, rilancio lungo verso Victor Osimhen che prova a staccare per Kvaratskhelia che fa correre Mario Rui che prova il cross dalla tre quarti verso Victor Osimhen, la palla resta lì Anguissa, Politano mette palla giù, Politano, niente da fare, Osimhen, Politano, incredibile. Incredibile, si salva il Milan. Si salva il Milan. Palla dentro, Rachmani. Torna Mario Rui. Nathan, bella chiusura. Errore poi di Nathan. Prova ad attaccare ancora il Milan. Nathan, questa volta spazza verso Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui. Che la ridà Kvaratskhelia sulla corsa. Niente da fare. Palla dentro, Lobotka. Recupera palla e cazzo, se lo aspetta sempre il passaggio là. Nathan Zielinski, palla per Mario Rui, va da Kvaratskhelia, cerca Zielinski di nuovo, palla per Kvara, Zielinski ha battuto, Kvara prova ad andare, ma là si chiama fallo però, cioè, dai, dai. Attenzione, palla dentro, è golletta, buaiu. Eventi ufficiali può essere solo giocatori effettivi, ma anche un limite alla. Ed anche. Ma mi sembra anche giusto. Anche giusto. Vantaggio Milan, ragazzi. Diciamo, non molto meritato, ma tant'è. Anguissa, palla per Kvaratskhelia, cerca Zielinski. Profondità, palla per Zielo. Va Zielinski che rientra. Zielinski. Poggia Anguissa, cerca ancora Zielo. Passaggio forse era un po' telefonato. Sto cazzo di Okafor, palla dentro per Gullit, chiude Rachmani, errore di Rachmani, abbiamo messo forse ha tenuto palla. Ce l'hanno fatta. Sono già scappati via. Aldo, sì, mi sto sbagliando io che non spazzo. Quella 2-0. Vabbè, sto gol di Leao ridicolo veramente, però intanto 2-0 per lui. Zielinski scende, Zielinski. Errore qua. Vediamo sto 2-0 dunque. Questo è un colpo tremendo per non l'ho fatta apposta in realtà. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Non l'ho fatta apposta in realtà. Potrebbero prendere il largo. Gullit. Fortunatamente non me l'ha espulso. Vantaggio che diventa pesante.
Eh sì, ci conviene abbandonare, voglio, senza perdere tempo. 3-0. Se tutti tirassero così, non ci sarebbe mai storia per i portieri. La regaliamo. 3-0, gliela regaliamo un secondo, non fa niente, anche perché recuperare sta partita, onestamente, ci perdiamo solo delle energie inutili. E amen. Voglio, andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Preso è della nazionale, quindi Napoli-Milan. Di nuovo, ok. Ripeto, l'unica che non posso avere è quella di Zielo, perché è quella della nazionale, quindi non posso metterlo, perciò non c'è. No, Alde di che cosa? Chi scusa di cosa? Vedi, per esempio, Rachmani c'è sia Rachmani sia Di Lorenzo, altri player Duke non ce li ho, gli altri sono tutti sempre gli stessi. Il nostro avversario, anche lui c'ha il Milan dei fenomeni, io vabbè, il Milan, quando becchiamo il Milan, comunque la maggior parte hanno le bestie di Satana, quindi va bene così. Andiamo a vedere di giocarcela un po' meglio questa partita, questo Napoli-Milan, per chiudere l'evento. Sarebbe interessante. Il calcio è fatto di dettagli. E il margine è main sponsor Easy Bank. C'è pubblicità Easy Bank. Osimhen, palla per Lobo. Solito al largo a sinistra verso Mario Rui. Carascara si gira, la dà Mario Rui che sta scendendo alla grande. Mario Rui, rientra Mario Rui, dribbling di Mario Rui, incredibile, fa tutto Mario Rui, si ferma, cross in mezzo, arriva anche sa, e poi Politano. Nessuno riesce a colpire dopo che Mario Rui ha fatto un paio di giocate pazzesche, prova a ripartire il Milan. Vacca, come se ne chiude, era andato sulla traiettoria. Palla dentro Lobotka e poi Mario Rui la spazza qui. Con Kvaratskhelia che va a colpire di testa e la ripassa alle avversarie praticamente. Attenzione Lobotka, recupera palla, prova a scendere Lobo, niente da fare, Seedorf, Lobo, Zielinski, palla per Osimhen che prova ad andare da Kvaratskhelia, pallaccia di Osimhen, ma Kvara la mette giù. Attenzione Kvaratskhelia, arriva fino in fondo al tiro, parata. Ma le squadre maxate ci sono, anche perché loro ci guadagnano con quelle carte, quindi ci saranno sempre. Comunque, siamo provati ad andare al tiro con Kvara. Adesso Mario Rui cerca di andare da Rachmani, che prova a spizzarla, niente da fare, palla fuori Lobo per Politano. Poi Lobotka, ancora palla per Politano. Politano prova ad andare dentro. Ronaldinho, fallo laterale per noi. E sarà rimessa con le mani. Mario Rui va subito da Kvaratskhelia, invece no, perché viene marcato. Poi Mario Rui va da Lobo, a questo punto che cerca di andare da Mario Rui. Ancora Zielinski si gira, Pietro Zielinski tira! Ancora Dida. Ma se anche una donna squadra, vabbè, ma anche io, cioè, di qualche altra squadra ce li abbiamo i giocatori, effettivamente. Di quelli che ti escono, ti fanno. Mario Rui, palla che andrà questa volta da Victor Osimhen. Cambiamo un poco giocata, Victor riesce a metterla dentro lo stesso. Lobotka dentro per Kvaratskhelia che si gira, Kvara ancora Dida e niente da fare, non arriviamo sul rimpallo. Mamma mia Di Lorenzo che cosa ha preso. Palla per Zielinski, attenzione Zielinski, si gira Zielinski. Proviamo a portare palla, non vedo sbocchi, va dentro da Kvaratskhelia, perde palla Kvara. Attenzione, palla dentro, Nathan recupera palla e va da Meret che stuppa male. Mamma mia, riesce ad andare da Osimhen che prova a girare questo pallone senza fortuna. Palla dentro, fuori gioco di Leao. Giocate strane per il momento con Mario Rui che cercherà la palla dentro da Victor Osimhen che spizza per Anguissa. Che alza questa palla per Politano, palla che resta lì, Osimhen la ruba, Osimhen! 1-0. Questa volta la stronzata la fa il nostro avversario, non spazzando. E noi ne approfittiamo, 1-0 Victor. Attenzione, Osimhen ancora a recuperare palla, Osi appoggia ad Anguissa, scende Anguissa, Rijkaard. Hanno rotto il palla dentro Di Lorenzo. Di Lorenzo allarga per Rachmani. Qui siamo stati fortunati, dobbiamo stare attenti. Attenzione Anguissa sulla traiettoria. Ancora Seedorf, ancora Rachmani. Mamma mia, ste stronzate allucinanti.
Anghissa spazza verso Osimhen, che appoggia Kvaratskhelia. Kvaratskhelia dentro lungo per Osimhen, però non affonda. Zielinski recupera palla dentro per Politano, gran palla Politano. Politano dentro per Osimhen di testa. Ma che cazzo fa? Vabbè. Attenzione Dida. Rilancio lungo, c'è Nathan a colpire di testa. Zielinski porta palla a Zielo, vede dentro Kvaratskhelia, gran palla di Zielinski per Kvara, che la riappoggia. Zielinski che arriva, Zielinski incredibile, poi Kvara l'alza per Osimhen. Dida qua se la cava alla grande, il nostro avversario che ha messo tutti in attacco, dobbiamo approfittarne secondo me. Attenzione, Rachmani allarga per Mario Rui, che va dentro subito da Grecia Kvaratskhelia. Scende ancora Kvara, mette dentro la palla per Zielinski. Errore di Zielo qua. Attacca ancora il Milan. Anche sta prova ad andare a recuperare questa palla, ci riesce. Palla dentro per Kvaratskhelia, che va dietro da Zielinski. La palla non passa. Se la stanno cavando qui fino ad ora. Palla dentro a parte loro, attenzione, Ronaldinho, va Mario Rui, palla dentro, Rachmani. E poi Nathan non riesce a spazzare, palla dentro, Lobo spazza verso Osimhen, che gira la palla per Kvaratskhelia. Dobbiamo cercare di andare a punirli, ragazzi, Mario Rui, incredibile però. Incredibile come non riesco a fare l'ultimo passaggio, palla dentro di Leao, attenzione Nathan, cross in mezzo di Cafu, di Lorenzo. E Anghissa spazza ancora verso Victor, palla recuperata da loro, attenzione Lobotka, palla dentro di Lorenzo, allarga per Matteo Politano. Politano prova a cambiare tutto dall'altro lato, Osimhen per Zielo, che va da Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia che va in giro, Krejčí Kvaratskhelia, 2-0 e contropiede. Il nostro avversario si butta avanti e noi lo puniamo alla grande. Palla dentro ancora da parte del Milan. Recuperiamo palla a Zielinski, palla per Lobotka, va dentro da Victor Osimhen, che per poco non arriva sulla palla. Attenzione, palla dentro Zielinski, recupera ancora palla a Zielo, scende ancora Zielo, dentro per Kvaratskhelia. Va Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, fallo su Kvara. Fallo dal limite su Kvaratskhelia, che se n'era andato. Andrà proprio lui a tirare. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio di punizione. Kvaratskhelia, Dida la para. E qui il portiere si è addirittura superato. Parata di Dida. Ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Zielinski. Andrà da Mir Rachmani, Zielo verso Rachmani che prova a spizzarla, non ci riesce, Lobotka allarga ancora per Zielinski che può crossare ancora per Osimhen, niente da fare. Lobo recupera palla, Lobotka allarga per Anghissa, dentro per Politano, rientra Politano, perde palla Politano, attenzione Rijkaard prova a ripartire ma c'è Lobotka che allarga ancora per Matteo Politano che può penetrare, Politano l'alza per Osimhen che era andato in rovesciata, miracolo di Dida, miracolo di Dida. Allora cambiamo un poco situazione, no, la cambia lui che abbandona. E ragazzi, con l'abbandono del nostro avversario ci concludiamo, facile facile, la seconda sfida del primo round della Coppa Italia. Bene, così o io l'abbiamo fatto. Round 1 completato e ci vediamo presto per il prossimo round della Coppa Italia eFootball.